come siete venuti in questo nuovo video che sarà un come vi farà il concorso. E niente, volevo portarvi un po' che è tipo una specie di... Oddio, cosa c'è in testa? Tipo una specie di vlog pre-concorso, però volevo spiegarvi un po' come io mi organizzo per i concorsi. Intanto questo weekend che sarà... che è il 28 e 29 settembre sarà in gara a Pistoia. Oggi è giovedì 26 settembre e vado, siccome ieri ho saltato che è stata super brava, quindi oggi magari la lavoro poco in piano, poi la preparo bene, le taglio la criniera, le taglio la coda, vi farò vedere, le metto in catrame gli zoccoli, gli faccio bene le fasce e pulisco tutta la roba che devo usare e che mi serve. E poi domani mattina andremo in maneggio prestissimo per caricare i cavalli. Poi andrò sabato e domenica dopo la, sabato dopo la scuola. Quindi io spero davvero di fare bene sto concorso. E quindi niente, io direi che ci vediamo in maneggio, così vi faccio vedere tutte le cose che magari poi mi devono servire. Ciao! Allora niente amici, adesso sono nel mio garage, qua c'è il mio armadio di casa, vi lascio giù nell'info box il link che ho fatto di cosa c'è nel mio armadio, perché devo prendere delle cose da gara, allora vi faccio vedere cosa devo ho prendere. Questo qua è il gancio per la sella, la capezza da gara, le stintiere, qua c'è il cap, qua c'è roba che non mi serve, qua niente, sopra niente, e poi ho già preso il sottosella blu per sabato, la cuffietta comprata di Pariani, qua ci sono i guanti, cuffietta d'allenamento che avevo lavato e qua le cassettine magiche. E quindi niente, questa è roba. E invece domenica pensavo di metterle quello bianco con i bordi dell'Italia. E niente, quindi ora raggruppo tutta questa roba e vado in maneggio. Ciao. Tripi, Santi, che fai? Tripi, quanto sei sudicia? Non tantissimo. Guarda, ti puliamo. C'è tutta pronta. Poi andiamo a montare. Dicevo prima. Prendi. No, biotto, no. Quindi ho preparato l'acqua. Con la spugna gli facciamo una bella doccia. Abbiamo montato, è stata bravissima. Allora, vediamo la doccia. Io devo tagliarla la criniera perché la prendo troppo lunga. Farò il before and after, vediamo come viene. Però... bravo, un zebra. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Proviamoci. Amore, ah, tutta la criniera che ho fatto. Io ora faccio i... sì, amore. Faccio un po' sfinire la mia struttrice perché c'è un po' di buche. Però sono abbastanza soddisfatta di come è. Però... e la tripi, com'è? Che cuffietta abbiamo fatto. Hola, un paio. Allora, amici, aggiornamenti. E devo mettere a posto la candy il più velocemente possibile. L'ho già fatto la doccia, ho tagliato la criniera, come avete visto. Ora la faccio sfinire la mia struttrice, gli faccio le fasce, le pulisco i piedi, però... ma non le metto il catrame perché poi se me li porto una boccettina lassù. E niente, poi semmai ora vedo se preparare la roba oppure cerco di farmi fare il video mentre caricano cavalli, oppure se no prepararla domani. Quindi domani non so se verrà il vlog o faccio tutto stasera. Quindi niente, ora vado a rifarle sulle fasce e a mettere a posto un po' di cose. E niente, a dopo, ciao. Allora, questa è la situazione per caricare i cavalli. Gaia, saluta, dove sei? Lei sta preparando Donny. Ecco, nonostante è già pronto. E ora facciamo le fascine. Aspetta, a Candy. Devi dire la bellezza di nonostante. Cioè, tutto merito di me è Giada. Arrivo. È la bellezza unica per farlo. Bravo, vecchio. Tutto pulito, spugnato con le fasce stupende. Fresce. Consigliate da me, si vedono. E niente, dopo dice si fa Candy. Vedere Donna. Vai, dopo facciamo vedere Donna. Dai Candy, ti faccio le fasce, su, alza. Bene, sì, sì. Pronta. Oddio, mamma mia. Mamma mia, mi siamo incavolati. Ciao, mamma mia. Ora ti metto dentro. Allora amici, non ho fatto partire il video. Comunque, sono qui a far fare due passi alla Candy, così si assestano le fasce. Oh madonna, sembra cosa dà dal sole. Niente, guarda se ce la faccio a riprendere, però.
tutta fascia. Andiamo? Andiamo. Forza. Andiamo. Allora, questa è la situazione, sto cercando di mettere a posto la roba, ma è un po' caotica. Quindi niente, stiamo cercando di rassettare il tutto. Niente, amici, aggiornamenti. Come è tutto a posto. Vedo che faccio delle cose che ho portato. Qui c'è la sua fascia da farle, la coda che le farà il mio istruttore se non la carico io, la capezza quella da gara, e poi qua c'è Candy, le faccio vedere come l'ho preparata. Allora, questa ce l'ho messa nel Vapor Bob agli occhi, tanto non si vede che è la crema per le mosche. Le ho fatte tutte le fasce, le ho messo il gel sotto per rinfrescarla, le ho pulito bene i piedi, le ho pulite bene addosso dopo averla spugnata e le ho tagliato la criniera, anche se si vede un po' poco, non vi farò bene vedere il vlog a Pistoia, nel vlog a Pistoia. E niente, ciao amore, e ci vediamo a Pistoia, e riposati, fai un bel viaggio. E niente, amore, ci vediamo lassù, dobbiamo fare bene, incrociamo le dita tutti insieme. E niente, ciao amore. Allora amici, adesso sono arrivata a casa, volevo far vedere un po' come ho sistemato la roba. Allora, qua c'è la testiera pulita, la sella, poi lì ci sono gli stivali, lì c'è una spugna con la stecca e un secchiello per lavare il cavallo. Poi qua sotto questo coprisella che serve solo per parare dalla polvere c'è il pararamponi dentro questa busta insieme a cuocere il legnino sotto la coperta di paille se alle volte fosse freddo. Qua in questa busta con la cerniera c'è, vabbè, il fustino, poi c'è il coso per agganciare la sella al box, il sottosella con i pariani, l'agnellino e anche la tartaruga e la tartaruga, eccola qua. E poi qua c'è questa cassettina divisa in tre, che adesso vi farò vedere. In questo primo scomparto ci sono belle chiavi, gli elasticini, le spille con delle gaze se le volte servissero. Poi di qua c'è del filo, se deve, magari mi si strappa una fascia, una coperta, devo ricucirla velocemente. Un pettinino per sfoltire la criniera, il nastrino rosso da mettere alla coda per indicare che il cavallo calcia, perché Candy non è detto che calci. Però non si sa mai, meglio metterlo almeno se calcia, se almeno dalla parte della ragione fa male a qualcuno, più che altro spero veramente di no. Qua c'è un moschettone e un pennello indelebile. All'interno c'è, qua c'è il mio casco da gara, di paranotte perché non mi stavano da altre parti, una spazzolina per pulire gli stivali dei finimenti, due cencini, asciughini, quello che è, una spazzola per i crini, la magic brush e un'altra spazzolina più dura perché non mi stavano da altre parti. Nella parte sotto c'è una bustina di plastica, le stinchiere della Winnet da gara, speroni lunghi e corti, devo vedere un po' in base a come la sento, quale mettermi, non si sa mai, guanti bianchi, guanti neri di si serve e la cuffietta di Pariani. C'è il grosso per pulire il cavallo, quindi qua c'è dell'alcol, districante, sapone per il cuoio, serve la tua salviette. Poi qua c'è il Vapor Bub per le mosche. Le forbici, nettapiedi, grasso giallo, qua c'è il suo pennello che è nero quindi non si vede, queste antimosche, due spugne perché non si sa mai se devo lavare il cavallo, il bagno schiumoso stesso, due grattapiedi tipo, non so come chiamare, spazzole per i piedi. Qua ci sono le mie due brusche, quella morbida e quella dura, poi biscotti in questo secchierino qua, gel per i tendini e il resto ve l'ho fatto vedere. Quindi niente, io sono nel mio garage. Questa è la panoramica di tutta la roba che porterò in gara, non è nemmeno tantissima, pensavo me ne sarebbe voluta di più, poi ora con l'inverno c'è le coperte, c'è le cose più pesanti, quindi anche un po' per quello, se no questa busta qua sarebbe stata riunita tutta in questa qua, se non ci fosse stata la coperta. E quindi niente, ora vado su in casa così facciamo il resoconto della giornata e niente, ciao! Quindi niente amici, adesso sono rientrata in casa, mi sono fatta la doccia, ho mangiato, mi sono messa in pigiama e niente, io volevo fare un po' il resoconto della giornata. Ho montato, ho lavorato in piano, sono molto brava, molto, e non ho fatto tipo due cavalletti una o due volte e poi basta, non ho saltato perché volevo lasciarla tranquilla, poverina, che è due giorni che saltiamo. E è stata brevissima, era molto voglia di lavorare, un po' era molto attiva, ecco quello sì. Poi niente, l'ho rimessa dentro, cioè l'ho rimessa a casa, le ho fatto una bella spugnata dappertutto, le ho illuminato la criniera così ho potuto tagliargliela e pensavo venisse peggio, invece è venuta abbastanza bene. Poi
le ho messo il gel ai tendini dopo, cioè l'ho rimessa dentro, l'ho lasciata asciugare mentre mettevo a posto le cose. Poi le ho messo il gel ai tendini per rinfrescare i tendini, le ho fatto le fasce e le ho messo il Vapor Bubble intorno agli occhi. Sarebbe quella per far respirare, cioè per aprire le vie aeree quando noi abbiamo la tosse o abbiamo il naso chiuso, e che però ha un odore molto forte, quindi va praticamente a non far andare le mosche negli occhi ai cavalli, che sarebbe lo SVAT, però costa molto meno dello SVAT. E se glielo volete dare però nella parte sotto dell'occhio, non datelo proprio qua sotto ma un po' più basso, perché con l'esalazione potrebbe magari fargli lacrimare. E quindi niente, poi l'ho rimessa dentro, le ho messo la capezza, quella da gara con la fascia, e da farla la coda, perché i cavalli verranno caricati domani mattina. Domani mattina verranno caricati, io però non andrò perché troppo cioè li caricheranno molto presto, e quindi ci rivedremo sabato, in cui inizierà un altro vlog e sarà il vlog in gara. E niente, ho preparato tutta la roba, comunque avete visto, vi ho fatto vedere. E niente, io spero che questo concorso vada bene, lo spero davvero con tutto il cuore. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un pollicione in su, un commentino qua sotto su quanto spesso voi fate gare. Ricordo di iscrivervi qua sotto al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E fatemi anche sapere giù nei commenti se vi piacciono questi vlog un po' pre-concorso, oltre al vlog in gara in sé. E quindi niente, ciao!